Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. I carabinieri del NOE di Torino, su segnalazione della polizia locale di Cumiana, hanno individuato, non lontano dal centro abitato, un'ampia area industriale in cui erano presenti diversi capannoni in stato di abbandono. Tramite i controlli effettuati anche con l'ausilio di un drone si è riscontrata la presenza anomala di numerosi autotreni che operavano nella zona dove, almeno sulla carta, doveva esserci la presenza di una sola ditta autorizzata recentemente al trattamento dei rifiuti. Invece l'attività riscontrata dagli uomini del NOE non era assolutamente commisurata alle ridotte dimensioni dell'azienda. Oltre al fatto che il traffico dei mezzi comportava solo l'ingresso di rifiuti e nessuna uscita. Da un controllo dei capannoni è infatti emersa la presenza di circa 6.500 tonnellate di ecoballe di rifiuti speciali plastici disposte in pile ben ordinate. All'interno della ditta autorizzata sono state trovate altre tonnellate di rifiuti plastici, mentre non vi era alcuna traccia di macchinari per il trattamento meccanico degli stessi. Per questi motivi, ravvisando tutte le caratteristiche di una discarica abusiva, i carabinieri hanno proceduto al sequestro dei rifiuti e di tutti i capannoni. Per una superficie coperta complessiva di circa 3.500 metri quadri e dell'area retrostante agli stessi pari a circa 10.000 metri quadri. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per individuare i responsabili delle discariche abusive e per stabilire la provenienza dei rifiuti.